ritrovati con un nuovo appuntamento con la trasmissione In Salute. Oggi parliamo di sessualità, sessualità che deve essere vissuta con consapevolezza, ma con consapevolezza soprattutto per eventuali malattie che potrebbero essere trasmesse. Spesso si affronta il tema della sessualità in modo molto superficiale, invece senza forse considerare quelle che possono essere le conseguenze. Ne parliamo con la nostra ospite in studio, la dottoressa Carmen Ceffa, ostetrica dei consultori dell'ASL di Novara. Dottoressa, cosa si intende per malattie sessualmente trasmissibili e quali possono essere i fattori di rischio? Le malattie sessualmente trasmissibili, che sono dette anche malattie venere, sono delle malattie che, lo dice la parola stessa, vengono trasmesse attraverso i rapporti sessuali. Ve ne sono alcune che sono strettamente sessuali, come la gonorrea, la sifilide, l'ulcera molle, mentre altre che sono anche. Si possono prendere anche in maniera diversa, come per esempio l'AIDS, non so, i funghi, quindi le micosi, il tricomonas, la gardnerella vaginalis, l'herpes genitalis, la scabbia e la pediculosi, insomma, o l'epatite. Quindi alcune si prendono solo attraverso i rapporti sessuali, altre chiaramente anche con altri E mezzi quindi i fattori di di rischio che trasmissione. determinano questa trasmissibilità, quali possono I essere? fattori di rischio sono chiaramente rapporti non protetti, quindi avere rapporti con più persone senza avere protezione, avere rapporti, molti rapporti, possono compromettere chiaramente. E poi anche l'automedicazione, per esempio, cioè quindi quando ci ritroviamo ad avere un sintomo che non riusciamo bene a capire quale possa essere la sua natura, alcune volte ci automedichiamo senza rivolgersi al medico specialista e questo può comportare un aggravarsi della patologia stessa. Mentre se noi arriviamo tempestivamente a fare una diagnosi, il più delle volte riusciamo anche a guarirne completamente. Forse c'è anche un po' di pudore o magari di vergogna a parlare ancora oggi di aver contratto o una malattia sessualmente trasmissibile o una malattia che comunque colpisce proprio l'apparato genitale. Certamente, questo è uno dei motivi che porta le persone ad automedicarsi, però bisogna un pochino vincere questa paura, perché come le dicevo prima, se davvero una persona si avvicina al medico e quindi si confida, riesce a dire quale tipo di patologia, di manifestazione ha, può attraverso una terapia davvero arrivare a una guarigione completa. Non parliamo dell'AIDS, chiaramente, Infatti una per la malattia che quale ancora oggi non sembra esiste. forse, non dico passata di moda, che non è il termine giusto, scomparsa, ma che in realtà è sempre in agguato ed è sempre presente. Così anche la sifilide, che era scomparsa completamente nella nostra società, e invece oggi si sta riproponendo. Certo, bisogna dire che oggi come oggi, attraverso la promiscuità di rapporti e anche l'arrivo di tante persone da altri paesi stranieri dove la sifilide è ancora molto presente o l'AIDS è ancora molto presente, chiaramente ci può essere una trasmissione maggiore. Oppure anche proprio un abbassare l'attenzione, le autodifese, cioè quindi le persone non utilizzano per esempio il preservativo. Perché pensano di non essere assolutamente a rischio, cioè oppure che una volta non possa infettare la persona stessa, in realtà basta solo un rapporto per essere Quindi cosa infettati. bisogna fare per fare prevenzione? L'unico modo per fare prevenzione è cercare di avere rapporti con la stessa persona e quindi non avere tanti rapporti con più persone. Usare sempre un metodo di barriera. Nel qual caso il preservativo maschile o il preservativo femminile. Alcuni preservativi sono un pochino più sicuri rispetto ad altri, come per esempio quello analergico che è un pochino meno fragile nella sua struttura e quindi meno rischio di rottura. Mentre il preservativo femminile, che si chiama Femal, ha addirittura una copertura leggermente maggiore dell'apparato riproduttivo femminile, in quanto ha un innesto di applicazione che copre in piccola parte anche le piccole e le grandi labbra.
Quindi un po' questo, insomma, anche per i rapporti orali, per esempio. Infatti era una domanda che l'avrei voluto fare: i rapporti sessuali orali sono a rischio, possono essere trasmesse delle malattie? Certo, i rapporti orali, anche se con una forse possibilità leggermente inferiore rispetto a quelli vaginali o anali, perché parliamo di rapporti che chiaramente non sono solo quelli tra donne e uomo, ma possono essere anche tra persone dello stesso sesso. Quelli orali hanno un rischio leggermente inferiore, ma siccome all'interno dello sperma delle secrezioni vaginali possono essere contenuti batteri e virus, possono essere comunque a rischio. In questo caso esistono dei preservativi appositi che hanno praticamente anche dei sapori incorporati, cioè, quindi lo so che può essere divertente, sì, anche dirlo, sorridere. Anche quando ne parliamo nell'educazione sessuale nelle scuole spesso crea ilarità tra i ragazzi, ma è bene comunque informarli che, non so, hanno il sapore di Coca-Cola piuttosto che di frutti, però almeno invogliano i ragazzi ad utilizzarli. Le leggo una domanda arrivata da una telespettatrice: ho bruciore, perdite e fastidio a livello genitale, ho 16 anni e non voglio che i miei lo sappiano, posso andare al consultorio? Il consultorio è chiaramente un luogo che accoglie le ragazze minorenni anche per questo tipo di problematica, anche i ragazzi, perché non solo le ragazze, quindi possono venire e avere tutte le informazioni se noi siamo in grado di dare una risposta bene, altrimenti il medico del consultorio potrà prescrivere anche delle analisi approfondite, che possono essere dei tamponi vaginali di un certo tipo piuttosto che degli esami del sangue. Allora, escludendo che si tratti di rapporti promiscui e quindi la persona, uomo o donna che sia, abbia rapporti con più uomini o più donne, si tratta di una terapia comunque di coppia? Spesso è una terapia di coppia, ma non sempre. Quindi ci possono essere delle terapie che sono semplicemente per la donna o per l'uomo, ma in altri casi invece vengono date delle terapie di coppia. Però volevo aggiungere anche, sì, una cosa, se lei mi permette, che ritengo sia molto importante. Il discorso delle prevenzioni delle malattie sessualmente trasmissibili ha anche un'alta rilevanza nei giovani per la prevenzione alla sterilità futura. Sì. Perché parliamo, è vero, di infezioni, di fastidi, eccetera, però dobbiamo proprio insegnare ai nostri giovani che fare prevenzione quando sono dei ragazzi vuol dire poter diventare dei genitori, perché alcune infezioni come la garnerella piuttosto che altre, insomma adesso non le sto ad elencare tutte, possono dare davvero delle grosse problematiche nella sterilità femminile e anche maschile. Quindi voglio dire, magari non ci pensiamo quando abbiamo 15 anni, ma poi ci ritroviamo a 30 ad avere dei problemi. Spesso non ci pensiamo neanche quando ne abbiamo 30 a volte, certo, perché c'è proprio questa forma di, come dicevo prima, di ritrosia a parlare di alcune problematiche, perché non lo so neanch'io sinceramente, perché forse abbiamo ricevuto un'educazione di un certo tipo e quindi siamo un po' resti a dire determinate problematiche. Qual è quindi lo strumento? Lei l'ha già detto più volte, però vorrei ricordare ai nostri telespettatori e telespettatrici, soprattutto se ci sono i giovani che ci stanno ascoltando, qual è lo strumento di prevenzione per evitare la trasmissione delle malattie sessuali. Allora, io credo che una buona informazione e una buona ricerca anche attraverso lo studio di come si è fatti, di come è il nostro corpo, può essere un grosso aiuto per l'uomo e per la donna, perché tutto quello che varia dalla normalità ci deve mettere il campanello d'allarme. Però l'educazione, per esempio, che possiamo dare come genitori ai nostri figli, parlando molto serenamente, perché non possiamo pensare che dei giovani non abbiano rapporti sessuali. Sì, per possiamo noi sono sempre bambini, figli. Esatto, no? Dobbiamo dare degli strumenti ai nostri figli e anche come insegnanti dobbiamo darli ai nostri studenti. Noi come educatrici rispetto a questo tipo di argomento dobbiamo darlo ai ragazzi che incontriamo, di vivere una sessualità serena, cioè quindi di viverla tranquillamente ma proteggendosi. Nessuno dice di non farlo, ma di farlo con testa. Cioè non si deve fare soltanto con l'apparato genitale, ma lo si deve fare usando la testa e anche il cuore possibilmente, però usando la testa. Sì, sembrano forse banalità quelle che lei dice, ma in realtà sono di una importanza fondamentale. Il cuore, perché implica tutta una sfera emotiva ed affettiva importantissima.
la sessualità in senso fisico, perché la testa, perché comunque, come lei ha detto, le malattie a trasmissione sessuale ci sono, non sono scomparse, sono sempre lì, e quindi avere consapevolezza anche di quello che si può andare incontro è sicuramente fondamentale. Per concludere, potrei chiederle, nel momento in cui una persona, donna o uomo che sia, ha dei problemi, si rivolge al consultorio e ovviamente viene mantenuto l'anonimato, cosa succede? Per quanto riguarda le malattie sessualmente? Sì, soprattutto per le malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto se si tratta di una malattia che può avere delle forti ripercussioni, come ad esempio l'HIV. Allora, se chiaramente c'è un sospetto di HIV, quindi la persona che si rivolge a noi e ci pone questo problema, cioè il medico quantomeno, indirizza sicuramente il ragazzo, la ragazza o l'adulto ad eseguire il test dell'HIV, che va ripetuto dopo 3, dopo 6 mesi, perché c'è un periodo finestra. Sì. C'è anche un supporto psicologico? Sì, il supporto psicologico, soprattutto diciamo, per malattie di questo tipo, viene dato successivamente. Cioè, se vengono eseguiti i test sono negativi, chiaro che il supporto psicologico lo possiamo fare da un punto di vista della costruzione della persona, nel senso di dare degli strumenti affinché non corra più questo l'episodio. Rischio, esattamente. Però se poi c'è una positività, c'è tutto un iter, quindi un collegamento con i reparti di infettivologia piuttosto che di dermatologia per essere chiaramente seguiti con un'attenzione particolare. La ringrazio, dottoressa, per essere stata con noi e spero che i nostri telespettatori e telespettatrici abbiano ascoltato le parole che ha detto e soprattutto ricordino che le malattie sessualmente trasmissibili sono sempre presenti, esistono degli strumenti che ci permettono di prevenire, di non avere vergogna a parlarne o di rivolgersi sempre a degli esperti nel caso ci fossero dei problemi. La ringrazio ancora, ringrazio i nostri telespettatori, li invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Grazie, alla prossima.